Ti voglio raccontare la mia esperienza a un Career Day. In italiano significa giorno della carriera. Sono degli eventi che vengono organizzati un po' in tutta Italia, patrocinati dalle università sia pubbliche che private, e che hanno lo scopo di far incontrare studenti neolaureati in cerca di prima occupazione con le imprese e con il mondo del lavoro. Io sono andato a vedere uno di questi Career Day per capire soprattutto come funzionano e che opportunità di lavoro offrono, e per farlo mi sono calato in diverse parti, come un laureato in lettere e filosofia, un ex impiegato allo sportello di una banca, un disoccupato, un lavoratore che vuole cambiare lavoro, un lavoratore che dopo tanti contratti con varie agenzie di lavoro vuole essere assunto direttamente da un'azienda. Ecco com'è andata. Per i neolaureati ci sono queste posizioni aperte, altrimenti questi sono i programmi che offriamo, altrimenti sul sito trovi tutte le posizioni aperte, sia delle vendite che del magazzino. A vendite cosa sono? Ufficio commerciale? Punti vendita e... Ah, proprio tipo cassiera, una cosa del genere? Punto vendita, ma anche capo filiale. Che possibilità di crescita ci sono dopo in azienda? Ha detto vendite e poi insomma... la possibilità se la crea la persona. Che profili ricercate su Modena? Su Modena o Spot Advisor, 20 ore, quindi part time. Ma cosa vuol dire Spot Advisor? Venditore. Cioè, un punto di partenza. Il negozio. Deve essere un negozio fisico o un magazzino. Sicuramente quello che è la via preferenziale è una candidatura sul nostro sito. Scusa, però oggi qua non ci sono quelli che ricercate. Noi oggi stiamo un attimo venendo a conoscere le persone. Ci sono tante opportunità di lavoro, io consiglio a tutti di caricare il curriculum nelle nostre due banche dati. Per nostra policy, noi in questi incontri la possiamo ricercare, anche in cartaceo. Quando e se c'è un interesse da parte dei candidati, quindi si inseriscono sul sito, noi inseriamo, arricchiamo la candidatura con la chiacchierata che abbiamo fatto. Quindi ovvio che consigliamo in primo luogo l'iscrizione sul sito. Non è che ci sono delle proposte di lavoro direttamente? Al momento no, però ci sono e attive sul sito. Essere inseriti in banca dati significa che nel momento dell'esigenza che cambia. Dopo presente com'è. Invece su comunicazione e marketing. Mi richiedono però i ragazzi che siano disponibili a valutare uno stage d'ingresso. Ci può essere il cliente che ha il tipo di lavoro, come ci può essere il cliente che deve fare un'assunzione, perché ha questo posto vacante. Dipende sempre dal progetto che c'è dietro dell'azienda. Consiglio magari andare direttamente in filiale, ok? Al mattino loro sono sempre aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, senza appuntamento, quindi lei va là e quello con le colleghe prenderanno i vari dati e farà tutto. Quindi se ci sarà già una ricerca attiva, gliela condivideranno. Ci lascia tutto il curriculum, registriamo i dati nella nostra banca dati. Qui secondo un po' delle opportunità che abbiamo un modo di poterti contattare. L'aspetto positivo è che i Career Day offrono realmente la possibilità agli studenti neolaureati di potersi confrontare con i vari selezionatori delle aziende o i rappresentanti di queste aziende. Consultando l'elenco delle società presenti al Career Day a cui ho partecipato, ho notato la presenza di aziende attive nei settori dell'elettronica, del software, della metalmeccanica e di altri settori inerenti all'università da cui era ospitato. E soprattutto però ho notato la presenza di grandi catene attive nel settore dell'abbigliamento sportivo, dell'arredamento, della grande distribuzione e del bricolage. Però quello che mi ha dato, che ha attirato la mia impressione, è stata la presenza massiccia di numerose agenzie per il lavoro, oltre ai sorrisi tirati dei tanti studenti neolaureati che dopo aver consegnato il curriculum si sentivano rispondere, oltre alle solite frasi fatte, di andare anche sui rispettivi siti di queste agenzie per compilare form online e riempire banche dati
in attesa un giorno poi di essere richiamati, ricontattati per dei colloqui di lavoro. La mia impressione dopo aver partecipato a uno di questi Career Day più che altro è che questo evento mi è sembrato una grande vetrina soprattutto per le aziende partecipanti di far conoscere i loro brand e soprattutto di creare network con il mondo universitario.